Ciao a tutti ragazzi, oggi dal vostro Dynamic faremo un nuovo video su hacking di S4 League. Il hack che riguarderà oggi sarà sul hack shop, quindi sotto il link in descrizione troverete da dove scaricare il file. Dopo averlo scaricato avrete questa cartella che dovrà essere dovrà essere letta da WinRAR, che se non ce l'avete scaricatelo. Poi basterà fare clicco destro, extract here, e ce lo estrarrà qua. Se apriamo ora la cartella vedremo che ci sono 4 file, ma ora ci interessano i nostri primi 3, quindi facciamo questi 3 file copia e li andiamo a incollare su computer, disco locale C, programmi x86, all'apply, S4 League, e le incolliamo qua. Io ce li ho già, quindi faccio copia e sostituisci. Ora, come vedrete, ci saranno questi 3 file che avremo spostato qua. Dopo aver fatto ciò, eseguiamo la patch di S4 League, quindi anche come amministratore ci farà comodo. Facciamo start. Come vedrete si è avviato Xtrap, quindi il video, come sapete, lo fermo qua perché sennò il mio computer muore. E ci ritroveremo al login, alla schermata di login di S4 League. Quindi ci vedremo tra pochi minuti. Ecco a voi ragazzi, siamo sulla schermata di S4 League, sulla schermata di login più precisamente. Ora torniamo sulla cartella di S4 League dove abbiamo messo il hack. E andiamo su Injector e niente. Prima facciamo il login, scusate, mi sono un po' rimbambito. Dopo aver fatto il login, ora torniamo sulla cartella di S4 League e apriamo l'injector come amministratore. Mi raccomando, come amministratore, se no non funzionerà il hack. Qua vi verrà scritto DLL Injected. Questo hack è molto diverso, come vedrete appena saremo qua. Ci verrà questa scremata, quindi se mettiamo ora, visto che siamo qua, il hack funziona. Ritorniamo sulla cartella che avete voi scaricato dal link in descrizione. Ops, un attimo, che qua mi si blocca il computer, eccolo qua. Apriamo la cartella su ID RGR. Questo cartello ci servirà per tutte le ID che noi abbiamo trovato online, quindi tutte le armi che ci sono su S4 League. Quindi prendiamone uno normale, che io me lo ricordo sempre a memoria. Quindi clicchiamo su Weapon 1, lo spuntiamo e spuntiamo anche al limite, tanto per fare. Quindi facciamo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, che sarebbe l'ID della plasma, e 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, che sarebbe l'ID della taser. Dopo aver fatto ciò entriamo pure su S4 League. Ops, ho messo Turkish, vabbè, non fa niente. Ci vorrà un po' per entrare, perché non vi preoccupate se vi blocca S4 League, però siccome c'è questo hack farà bloccare S4 League, ma non vi preoccupate perché tanto vi farà entrare, anche se ci mette qualche minuto. Andiamo sull'inventario. Come vedrete abbiamo la taser. Ora cosa basterà fare a noi per giocare? Basterà entrare su un canale e basterà togliere solo i vestiti. I vestiti bastano. Quindi se togliamo noi questi vestiti, vedrete che i vestiti, anche se verranno tolti, rimarranno.
Ok, come di vita è rimasto. Quindi entriamo pure in una stanza. Su questo. Ora a noi basterà fare solo start, non come gli altri hack che dobbiamo pure togliere tutte le armi. Quindi anche se voi ora, se non fate, se non cambiate, è venuto la scritta Revelation di Changer Have Fun. Quindi questo hack è molto migliore del vecchio Indigene Changer che è venuto prima. Quindi ora, come vedrete, abbiamo tutte le armi, dalla Taser fino alla Spy Dodger. E questo hack, vi assicuro che durerà fino per molto tempo. Io non gioco più di mezz'ora, quindi vi posso già dire che per mezz'ora durerà, perché io l'ho provato. E un'altra cosa mi scordavo di dire, la terza arma, non, di solito alcune volte non cambia, quindi cambierete o la prima o la seconda. Quindi se avete anche una terza arma da cambiare, non vi cambia, non vi preoccupate, perché il hack non ve lo fa cambiare. Quindi anche se, invece se vi funziona, ben per voi. Quindi cioè, perché questo hack ha la terza arma, ad alcuni funziona e ad alcuni no. Visto che questo hack non dobbiamo togliere le armi, rimarranno. La skill, come avrete visto, non cambierà. Quindi il video lo fermo qua, ci vediamo alla prossima puntata di qualcos'altro. Quindi ciao a tutti, dalla vostra Dynamic, mettete mi piace, commentate sotto e fine. E scrivetevi, giusto. Quindi ciao.